a tutti, oggi vi proponiamo un'attività da fare insieme ai vostri cari rimanendo in casa. Abbiamo scelto di farlo con le carte, le classiche carte piacentine, quindi vi suggeriamo, se siete il vostro caro, se siete appassionati di giochi delle carte, potete sbizzarrirvi andandoli a rintracciare su quelli che sono un po' i giochi popolari da fare con le piacentine, con le napoletane, per cui possiamo fare una partita a briscola, una partita a scopa, una partita a 3-7 o anche un classico solitario, un rubamazzo. Se invece non abbiamo delle idee, vi suggerisco qui un gioco che è alternativo, che è una sorta di domino. Possiamo giocare in due, ma possiamo giocare anche in più di due. Si distribuiscono tre carte a ciascun giocatore, chiaramente sono carte che rimarranno coperte, e verrà messo il mazzo al centro con una carta scoperta. Che cosa dobbiamo fare? Si può rispondere alla carta scoperta sia scegliendo una carta tra quelle che abbiamo che è dello stesso numero, in questo caso l'asso vale 1, oppure dello stesso seme, per cui possiamo giocare spade. Se non abbiamo da rispondere in nessuno di questi due casi, quindi non abbiamo la stessa carta o lo stesso seme, dobbiamo pescare una carta dal mazzo. Facciamo una piccola simulazione per rendere questo più semplice da comprendere. Il mio compagno in questo caso risponderà con un 4 di spade. Guardando le mie carte io non ho da rispondere né con un 4 degli altri semi né con una carta di spade, per cui prendo una carta. Non ho nulla, per cui passo il mio turno al mio compagno, che invece può rispondere con il 4, in questo caso dei denari. Tocca a me, guardo le mie carte, ho due carte denari con cui posso rispondere, rispondo con denari, ma a questo punto ho creato un vincitore, poiché il mio compagno, avendo denari, può mettere la sua carta e terminare. Vince infatti il gioco chi termina le carte. Sbizzarritevi quindi a trovare dei giochi divertenti con le carte da fare insieme, ma non dimentichiamoci, facciamo tutti come sto facendo anch'io, restiamo a casa.